contenta di essere qui. Allora, ve lo dico, grazie. Ve lo dico, è la prima volta che sono a Napoli e da quando sono arrivata che sto mangiando pizza, quindi adesso non so se perché sono contento, se per via della digestione, ma giuro, mi farei chiunque. Anche il maestro, ad esempio, che è lì che no, non si può, non si può. Non si può perché sono fidanzata con un uomo bellissimo, lui è il mio amore, lui è il mio tesoro, lui è il mio lui è il... dai, lui è il... ma come cacchio si chiama? Aspetta. Con la M, dai, Mauro. No, Marco, si chiama Marco, scusate, si chiama Marco. E Marco ha una particolarità, è del sud. Sì, giuro. Solo che io non lo sapevo, cioè in nessuna delle prime conversazioni mi ha mai detto ah, sei vero, quindi mi sono detta chiaramente non è di giù. E non è un problema che lui sia di giù, ci sto insieme, io sono di su, sono di molto su, io sono di Sondrio, Valtellina, lei lo sa dove è Sondrio? Ma neanche quelli che stanno a Sondrio sanno dov'è Sondrio. Si esce molto poco dalla mia valle perché poi se escono non sanno come cazzo tornare a casa. Tutta la mia famiglia è di su, tutti quanti. Quindi ora mi dite come faccio a dire ai miei che questo è di Salerno, che è più a sud di Napoli. Cioè io i miei amici di Napoli che mi dicono oh, stai con uno di giù. E io non lo sapevo. Io non lo sapevo, l'ho scoperto quest'estate, mi dice se andassimo alla mia casa al mare, ho detto bello, andremo a Jesolo, nel bellissimo e rassicurante mare del Veneto, color coppa del nonno. E invece, ma che Jesolo, a Salerno ce l'ha la casa, a Salerno, ma neanche Salerno, a Pestum ce l'ha, ci sono i templi, che io dico, ma come gli viene in mente di portare, io sono di Sondrio, come ti permetti di portare me a Pestum, ma ci siete mai stati? È meraviglioso lì, cioè il mare è cristallino, se entro in acqua mi vedo i piedi, una margherita 3 euro, se la metto nell'acqua la vedo. E poi un giorno mi dice, vieni tesoro, andiamo da mio cugino, andiamo a prendere le mozzarelle. Perché, ah, non ve l'ho detto, nella sua famiglia fanno solo mozzarelle, non gliene frega un cazzo di nient'altro, fanno solo mozzarelle. E allora andiamo. Andiamo con la macchina, lui abbassa il finestrino, citofona, nessuna risposta. Ecco, io lì poi non so dirvi esattamente che cosa sia successo, cioè non ho proprio capito cosa è successo, perché lui ha detto una frase tipo, suonava tipo così, a buona per la porta! Io ho iniziato a tremare, il mio elegantissimo compagno era completamente trasformato. Adesso avevo una camicia aperta, legata con un nodo sotto l'ombelico. In una mano tenevo un cuoppo di frittura mista di paranza, nell'altra mano tenevo un corno rosso di 5 kg che porta buono. E poi al collo è comparsa una catena d'oro con appeso un crocifisso con un Gesù Cristo ancora vivo! E lui continuava a gridare, a buona per la porta, a buona per la porta! E io in un angolino, a rapa, rapporta. Amore, io non lo so chi ve le porta le rape, non lo so. Non lo so. Da quando è sta fissa per le rape? Ma che chi sei? Che l'hai fatto dell'uomo con cui sono venuta qui? Ma lui continuava a gridare e io non capivo perché ossessivamente ripetevo, cassola, panettone, IVA il 22. Cassola, panettone, io non metto giù. Ero in trance, non capivo più nulla. A un certo punto sento una voce. Ah, milanese si sente male. Apro gli occhi sopra di me, suo cugino che grida, libera! E mi infilo un bocconcino di mozzarella in bocca. Mi riprendo, vedo Marco preoccupatissimo che mi dice, tesoro, ma hai sentito quanto è buona sta mozzarella? Azze overe! Grazie! Corinna Grandi! Una new entry! Eva, l'IVA al 22!